Ragazzi, M vuole un'intro carina. Ma dato che io non ho bisogno di fare intro per questo fucile, perché questo fucile è una chicca allucinante, perché si può dare la spada, poi non lo so. Quindi, questo è il fucile, la recensione è finita. Ciao. Scherzavamo. Per i più interessati, che ci avete chiesto sin dalla nostra apertura, perché il primo video che abbiamo fatto per questo canale, questo fucile qua la faceva da protagonista. Esatto. Ovvero il nostro filmino che abbiamo fatto con tanto le nostre tripla intro, questo fucile era il protagonista sotto di link. Cos'è? Ritorna alle origini quasi. Io sto facendo palestra. Finalmente, dopo un anno che il nostro canale, un anno, non so quanto cazzo c'è il nostro canale, comunque ci avete chiesto di recensire questo Ares MSR 338. Ragazzi, questo fucile è una fottutissima chicca. Io l'ho utilizzato due volte in game e M ha utilizzato una di queste due volte, quindi l'abbiamo utilizzato una e una volta. Ma io ho utilizzato. Ah sì, non mi sono tre volte il minimo. Non dovevi dirmelo, questo è male. Ma ci ho sempre chiesto. Facciamo finta di niente. Questo fucile l'ho comprato per far riprenderlo polvere in camera mia. Internamente, cominciamo subito con gli interni, ragazzi. Il fucile arriva molla. Ok, va bene, ma arriva che spara a 0,7. Quindi automaticamente è inutile, così come arriva a casa, da utilizzare in game. Si deve portare a filo JAW, ragazzi. Un JAW il corpo si sente, 0,7 il corpo non si sente. Internamente però è penoso, possiamo quasi dire, perché si rompe. Quante volte si è rotto? Abbiamo usato 4 volte in game. No, no, 5, non si è rotto. Si è solamente svitato il gruppo di scatti, quindi ogni volta devi riavvitare il gruppo si di scatti. Si è svitato, il problema è che è successo già quante volte? Due volte. Cioè, su 5 volte che l'abbiamo utilizzato, ci si svita quel cazzo di gruppo di scatti. Questi sono i peli del tuo gatto. Esatto, indifferente. L'ho detto che sempre in camera mia non a prendere polvere. Quindi, cari ragazzi, lo usa più il tuo internamente questo fucile qua non vale i 330 euro dell'acquisto. Assolutamente non vale un cazzo questo fucile qua internamente. Infatti si dovrebbe modificare internamente tutto per farlo diventare un fucile molto molto performante. Noi cosa abbiamo fatto? Ovviamente abbiamo cambiato la molla e l'abbiamo portato a filo JAWL. Esatto. E niente, abbiamo messo un po' di tempo nelle viti del gruppo di scatto per farlo tenere lì. E niente, abbiamo ingrassato perfettamente internamente. Perché arriva di un secco che è... Cioè, neanche la Jin Jong. Adesso, poi nel video si vedrà, qua c'è un grasso bianco, grasso animale. Veramente non ci scherziamo, un grasso animale. Ed è formidabile. Ah, cosa succede qua? Pesa quasi 5,5 kg? Sì, con tra ottica, pallini pieni... 5,5 kg e si sentono tutti, ragazzi, si sentono tutti, Perché il fucile è molto lungo, molto equilibrato. Allora, io ho comprato questo fucile sia perché sono un fanatico di questo Ginger Giulialino in COD, me ne sono innamorato quando giocavo a COD. Piccioni a ore 9. Ok. Piccioni. E io l'ho combattuto apposta per questo. Ma ragazzi, estremamente, questo è un fucile vero. È un fucile perfetto, ragazzi. È fatto, è stato fatto tramite la tecnica del CNC. È un fucile esteticamente perfetto. Non ci sono le tipiche bavette dove ci sono i tagli. Esatto, ragazzi. C'è una cosa fenomenale. È in colorazione Dark Earth. Esatto, c'è anche versione nera. C'è versione nera. Io ho pensato questo qua perché mi piaceva il contrasto tra chiaro e scuro delle altre varie opzioni, sì, singole parti. Il fucile contiene, il caricatore contiene 78 colpi. Ci sono loghi soltanto da questa parte di qua, ok? Che c'è scritto ARS, Remington, cose varie. Boh, molto carina, ma è anche molto resistenti, cioè non utilizzandole mai rimangono, è una cosa incredibile. Basta, zitto. Abbiamo davanti, che cos'è questo qua? Un risfruttato, possibile? No. Però è comunque un ris molto carino, molto simile a quelli della PS, dove è possibile montare queste slitte in qualsiasi punto del ris. Se volete montare diagonalmente, non volete montare diagonalmente, lateralmente. Qui potete montare dove cazzo volete. Anche diagonalmente sotto. Esattamente. Poi io ho montato un bipede. Come cazzo si chiama? Mai capito così. Ragione a casa non capito. Lo tieni dalla tua, Sì, tengo io di qua. Ho montato un'ottica. È un 4x16x44. Un RIS monolitico da sopra. Quindi poi ci puoi montare quel cazzo che vuoi. Un RIS integrato qua sotto.
dove ci, tu ci vuoi montare una impugnatura eventualmente, che ne ho viste tante. Vero. E abbiamo un RIS qua dietro, dove è possibile montare un monopode. Come cazzo si dice? Monopiede. Che però io ovviamente mi sono rifiutato di montarlo perché non c'era. Abbiamo un calcio abbattibile, okay, utilizzabile soprattutto per il trasporto. È preciso, dove si va a incastrare? Va a incastrare la leva di armamento che ovviamente deve essere giù. Se no, quindi si... ottimo per il trasporto, cosa molto intelligente, non si muove un cazzo. Sì, apri, sì. Apri, apri. Che c'è questo santino qua. Bel rumorino. Poi abbiamo il calcio che è regolabile sia poggia guancia che il poggia spalla, regolabile in altezza. Sì, in altezza, in lunghezza, sono vabbè, guancia sono in altezza. E ora c'è da dire l'ultima cosa. Allora, l'opapile innanzitutto sì, è qua sopra, c'è un buchino da una brucola insieme al fucile. Tu inserisci questa brucola e giri questa vitina qua dentro. Cosa molto buona. Perché ce lo regoli una volta e non lo cambi più. E fine, così è successo. Invece, il sistema dei pallini, del caricatore e dei pallini. Qua davanti, questa zona qua, è la zona dove i pallini vengono accumulati per poi essere accumulati per poi essere incanalati nel gruppo pub, quindi per essere sparati poi uno alla volta. Perché questo? Perché ci sono 78 colpi nel caricatore. No, perché il caricatore è sotto al cilindro, è impossibile che il loop sia nel cilindro. Anche per questo motivo, ma perché io volevo fare il figo, ma no, vedi, per questo serve, perché io non sono esperto di meccanica. Io non sono esperto di meccanica, io sono qua per parlare e parlare. Tu vuoi essere, non ce l'ha qua, ce l'ha qua davanti. C'ha ragione, sei un figo, bello. Il problema di questo caricatore, in questo particolare caricatore, che quindi è molto realistico da questo punto di vista, quando mancano circa gli ultimi 20 pallini per essere caricati, come devono essere caricati? Ti ricorda? Così. Il fucile deve essere messo a testa con la punta verso il basso. Vabbè, comunque caricato, leggermente inclinato avanti, perché appunto come Asse ha detto, qui c'è una canna dove appunto c'è un'altra specie di canna, possiamo dire così, sì. Dove c'è appunto tutti questi 20 pallini uno dietro l'altro. Se infatti fai così, i pallini vanno giù e il pallino non è vicino allo papo. E quindi quando tu vai a caricare, carichi aria e basta. Quindi ti tiro giù, infatti adesso. Quindi devo dire che ci sono, che come sistema. Allora, esteticamente vince tutto. Esattamente. Ma praticamente è scomodo. Però internamente abbiamo una canna, l'Ares di lotto di una canna molto 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 precisa. Quindi godi come uno stronzo quando spari con questo fucile. Il silenziatore mi ha sorpreso. È vero che lo spinifiamo sinceramente a me fa godere molto, ma ho detto, molto ma carino. Per quale motivo non montiamo, perché non dovrei montare un silenziatore per renderlo magari più accattivante, no? Anche ok? E anche più silenziato, perché il fucile di per sé è molto molto silenzioso, rispetto a un fucile normale, anche bolt action, comunque è molto molto più silenzioso del normale. Il problema è che il filetto non è 14 mm, il filetto è dedicato, quindi abbiamo un cazzo di casino. Ci vuole un adattatore specifico? Che ancora ora non l'ho trovato, ci sarà in giro per la parola del cielo, ma io ancora non l'ho trovato perché è enorme. Sarà un 20 cm questo qua, quindi ragazzi... 20 mm. Sì, vabbè, hai ragione. Quindi ragazzi, silenziatore, questo fucile, scordatelo. L'ultima cosa da dire prima di passare alla prova di tiro, finalmente, è il sistema che questo fucile monta e che è stato proprio l'innovazione per ogni fucile da cecchino quasi. È un sistema che permette di far cambiare l'alimentazione del fucile da a molla a gas o CO2. Abbiamo tre sistemi. Gas, molla, CO2. Ovviamente c'è da cambiare tutti gli interni, ogni kit è esterno, separato, è aftermarket. Comunque il fucile è Marui compatibile internamente, quindi c'entra quel cavolo che volete. Sì, se uno vuole mettere un gruppo di scatto live anche può metterlo. Tranquillamente, tanto. È la VSR, perché è VSR compatibile. È VSR compatibile, VSR Marui compatibile. Quindi ragazzi, ora passiamo finalmente alla prova di tiro, che per questi particolari fucili sarà leggermente diversa.
Certo, perché invece di sparare a 20 metri spariamo. No, spareremo sia ai 20 metri, sia ai 30, sia ai 40 metri. Ok ragazzi, ecco voi la prova di tiro dell'MSR. Allora, vi ringrazio a tutti quanti per averci sostenuto e finalmente abbiamo dato ascolto alle vostre richieste e finalmente abbiamo fatto questa recensione del nostro primo cecchino, perché non sarà il primo, no, noi abbiamo una serie di cecchini molto lunga, okay, sì, nostro attivo. Niente, vi ricordo sempre Gargiulini a casa, poche seghe e tanto computer, no, non è vero, tanta piega. Comunque, andate su qui, sulla faccia di Emma, per iscrivervi al canale, perché se non l'avete ancora fatto, male. Commentate sotto qualsiasi domanda, fateci complimenti se volete, se no mandateci a fanculo, poi vi blocchiamo e va a fanculo voi. Niente. Andate soprattutto su Facebook, che lì ci sono tante altre cose carine, foto, video inediti. Non siamo per Marossi comunque. No? No. Vabbè, volete anche chiederci delle cose su Facebook, meglio ancora. Basta, io ho finito, quindi addio.